Bentornati sul canale di Axios 00, bentornati in un episodio di The Legend of Zelda Link's Awakening. Allora, mi avete detto diverse cose nei commenti, io vi ringrazio di tutte quante, prima di tutto, ci tengo a dirlo. Mi avete detto di provare a buttare delle bombe in questi pozzi, ci proverò, voglio vedere che succede. Mi avete detto che la raccolta delle rupie con l'arpione si vedeva... Lascio stare, l'avete scritto, lo sapete. Lasciamo perdere, sorvoliamo tutto ciò, non lo diciamo. Lasciamo stare, mi sento inetto dopo tutto ciò. Quindi, allora, prima cosa da provare. Grazie, ragazzi, grazie. Grazie di cuore. Grandi, grandissimi. Grazie di cuore veramente per questo. Fantastico. E quindi dovrei provare a gettare bombe quando vedo i pozzi in questo modo. Non so se ci sono da altre parti, onestamente. Qui però ce ne sono due. Infatti me l'avete scritto, guarda, dovrebbero essere vicino a dove sei tu adesso, alla conclusione del video. È che io ora non so se, dato che c'è lui a dare fastidio, non so se quella, se è esplosa la bomba che avevo gettato io all'interno oppure no. Quindi devo rigettarcene un'altra perché... Ma secondo me qui non fa niente. Mio parere personale, quella è inutile, è useless, quindi ok. Mi sembra di non ricordare altri pozzi, almeno non in questa zona. Maledetto, meno male, mi ha ridato un cuore, guardate, ogni tanto funziona la cosa, il karma. Allora, vediamo un po' se facciamo l'altra cosa che mi avete detto. Perché la lente di ingrandimento, a quanto pare, serve forse per leggere una cosa alla libreria iniziale. Mi avete detto che mi servirà anche per finire il gioco? Quindi io però, già che ci sono, prima di procedere da questa zona, da questa parte, vorrei vedere un po' a sto punto di sfruttarla, sta lente. Ce l'hanno data, che lo faccia ora o poi, non credo cambi niente. Quindi ci provo. E intanto togliamoci di mezzo. Magari funziona. Ho detto magari funziona, ma anche no. Dicevo, andiamo prima di tutto alla libreria. Mi avete detto di provare, suggerito di provare ad utilizzarla anche in un luogo sulla spiaggia, in una delle grotte sulla spiaggia che era vuota. E in effetti l'idea potrebbe essere giusta, perché noi vediamo cose che prima non vedevamo, quindi può darsi che nelle zone vuote effettivamente adesso vediamo qualcuno all'interno. Non lo so, ci proviamo insieme e poi proseguiamo. Intanto andiamo alla libreria, che io ho sbagliato adesso tasto, dovevo semplicemente correre. Mi avete anche ridetto, tra l'altro, di, ciao Bow Wow, suonare la canzone di Marin al Tricheco, che dovrebbe trovarsi dove l'avevamo trovata la prima volta, cioè sotto la fattoria degli animali. È che, credo, era lì, però non c'era, l'altra volta ci sono andato, non l'avevamo visto. Allora, la lente di ingrandimento, mi avete detto di provare a utilizzarla qui. Segreti e misteri di Koholint. Sei sicuro di voler leggere? Che sarà mai? Avevamo provato, però. I labirintici cunicoli dell'uovo. Ok, questo non c'era. È una sequenza? Qui pesce cicova, bellissimo. Quindi è una sequenza che mi servirà quando arriverò alla parte dell'uovo, cioè alla parte della montagna dell'uovo, cioè alla fine del gioco in pratica. Grazie ragazzi, grazie per avermelo detto, perché è una cosa che comunque non ricordavo io onestamente della prima volta, la mia prima run del gioco, bel po' di tempo fa. E vi ringrazio per avermela suggerita, perché questo ci tornerà sicuramente molto molto utile. Ora tutto sta a vedere se io la ricorderò quando sarà il momento. Questi sono dettagli, però voi insomma il vostro l'avete fatto, anzi anche più del dovuto, perché queste sono tutte cose che voi siete gentilissimi a scrivermele nei commenti, anche troppo gentili. Sono io che poi devo ricordarmele. Tutto ciò potrebbe essere un guaio. La grotta non c'era nessuno, credo fosse questa. E infatti c'è qualcuno. Grazie ragazzi. E anche questo grazie alla lente. Coppi. Sulla spiaggia ho trovato una bella cosa. La baratto con quello che hai assegnato a X o a Y. Se vuoi premi X o Y e facciamo lo scambio. Se non ti va premi B. Fermi. Fermi. Io non so cosa abbia lui. Quindi cerchiamo di barattarla con qualcosa che comunque ho doppione. Non mi va di perdere nient'altro. Al limite io accetto di perdere questo. Tra l'altro,
Onde evitare di sbagliare conoscendo il sottoscritto. Ho solo Y, almeno se sbaglio tasto non succede niente. Bene così. Ne abbiamo due, per quello che gliene do una. Sì, ok. Andava premuto adesso, scusate. Vai. Ah, no, dai, dammi un'altra cosa. Immaginavo che tanto mi avrebbe fregato. Gli vorrei dare l'arco, che è l'unica cosa che effettivamente mi risulta utile fino a un certo punto. Il resto è tutto troppo utile. Proviamo? Magari lo posso magari lo posso ricomprare. Gli ho sparato. Come lo male ha preso il tavolo. Ok. Sì, va bene. Y, affare fatto. Ah, oh, se rivolgo indietro questa cosa che mi hai dato, torna da me e se ne parla. Il boomerang! Va benissimo allora, ho fatto uno scambio buono, ci può stare perché anche questo è l'attacco a distanza così come l'arco, quindi va bene. In cambio di uno degli oggetti che avevi hai ottenuto il boomerang. Vai così ragazzi, abbiamo un boomerang. E più o meno so come usarlo, più o meno, all'incirca, non troppo ma ci si prova. Ok, partiamo benissimo con questo episodio, grazie a voi, grazie ai vostri consigli che mi lasciate nei commenti. Come vi dicevo, ci vuole un po' prima che magari li segua o altro, però cerco di fare il possibile. Quindi grazie di cuore. Ora, vediamo un attimo di risolvere la questione teletrasporto, che dovrebbe essere qua su. Teoria, taglio e ci rivediamo lì al negozio. Al negozio? Perché ho detto negozio? Al villaggio degli animali. Che vediamo un attimo che cosa succede lì. La casetta era questa? Credo. Quella dove non c'era nessuno. No, qui c'è l'orsacchiotto, chiamiamolo così. Quindi forse sarà una di queste in teoria. No? Sicuramente sarà l'ultima che proverò, eh. Ci potete proprio scommettere ampiamente e largamente che sarà l'ultima che testerò, quella giusta. Eccolo! Guardate un po' chi c'è. Uno Zora nel laghetto. Zora, infatti. Oh no, come hai fatto a trovarmi? Ah, è quella maledetta lente di ingrandimento. Senti, io non cerco rogne. Sono diverso dagli altri miei simili. Voglio solo vivere in pace e farmi i fatti miei. Come sono cambiati, gli Zora, da qui a Breath of the Wild, ad esempio. C'è un bel cambiamento, ma giusto un pelo. Prima erano aggressivi, addirittura davano fastidio. Ora sapete tutti, se avete visto anche la mia serie di Breath of the Wild, di Legend of Zelda Breath of the Wild, che cosa sono, come sono, eccetera. Tutt'altra cosa. Prendi, questa è per te, ma promettimi che resterai muto come un pesce. Erano già cambiati nei Zelda precedenti, Breath of the Wild. Però, visto che quella è una serie che ho sul canale, ho citato quella, che potete vedere anche voi almeno. Hai trovato una conchiglia nascosta. Quindi, altra conchiglia, bene. Bene, ora che hai accettato il mio regalo, io e te non ci siamo mai visti. Prova a fare una capatina nella grotta della Costa Torombo. Lì c'è uno che non può essere visto senza lente di ingrandimento, proprio come me. Ah, quindi te lo diceva lui. Bella questa. Questa è stata veramente bella. E quindi ti manda a prendere il boomerang, in pratica. Figata. Dovrei testarlo sui nemici, in effetti, questo boomerang. Sarebbe un'ottima cosa. Allora, il tricheco, la prima volta che l'ho visto, era qua sotto, se non erro. Quindi vediamo un po' di andare a cercarlo. Mi sembrava fosse qua il tricheco, qui a destra. Vediamo un po' se c'è ritornato. Era lì. E non c'è più qui. Quindi dove potrebbe essere adesso il tricheco? Questo è un bel problema, perché non ne ho la benché minima idea ora come ora. Forse è a cantare insieme a Marin? Ma non c'è più neanche Marin qui. Sono scappati tutti? Dannazione, hanno lasciato solo! C'era il pieno qui di persone che cantavano, non c'è. Sotto un cespuglio, cerchiamole! No, non c'è. Dannazione. Dove sono andate tutti? Che fine hanno fatto tutti? Dannazione, questo è un problema. Scusi coniglietto, sa dove sono andati tutti? No. Non c'è più nessuno. Dannazione. Aspetta, ci rivediamo appena scopro che devo fare. Cioè, dove sono? O se no, andiamo avanti da dove eravamo lo scorso episodio. Vediamo, eh. Ci ho provato. Erano assi di legno. Ho detto, magari si rompono con l'esplosione. Ma anche no. Ci pareva altro. E ti mancava.
Direi che quindi possiamo procedere di sopra alle discese torrenziali che tra l'altro mi ha sbloccato adesso. A parte che questa è la zona della zattera. Quindi io in teoria dovrei andare qua giù. Sto venendo solo ora. Qui sotto più che altro. Questa è la zona del ragno. Questa è la cava in cui si entra alle discese torrenziali. Questa zona però non l'ho mai vista. Se il pesce vento non conoscerà risveglio, l'eroe diventerà terreno di quest'isola. Sono sicuro di non averlo mai letto quello. Non lo ricordo se non altro, una cosa del genere. Sono qui ai sassi. Noi dovremmo andare giù, dovremmo scendere. Però prima di scendere, visto che c'erano due statue dalla parte sinistra rispetto a qui, ho detto magari li prendo entrambi. Ne avessi presi uno con questo, ma anche uno solo. Maledetto che non è altro. Per un attimo mi era sembrato di vedere un'isamina, cosa che non è possibile, quindi bene così. Devo scendere, perché sono qui sotto i due. Ora. No. Dannazio. No, calma. Calma e sangue freddo. Quello dovrei togliermelo di mezzo, possibilmente, ma è troppo semplice. Quindi facciamo così e scendiamo. Non credo fosse così che... Dovevo fare, ma è andata. L'importante è questo. Ora via. Arpione. Indubbiamente. Perfetto. Non ho provato a ricomprare l'arco. Sapete, non credo che me lo restituisca perché mi ha detto che me lo ridava il tizio. Quindi non credo che l'arco serva a qualcosa. E che ci fa qui una serratura? Sopra c'è scritto serratura maschera. Che mi serva una serratura per poi andare in un dungeon che è qui magari. Mi aspettavo che qui ci fosse una zona per andare di sopra. Ve lo ricordate? Nella zona delle cascate c'era... Ah, ma qui guardate un po' dove andiamo. Ok. Nella zona delle cascate c'era quella specie di scala che non riuscivamo a raggiungere. Ho detto, volete vedere che è qui magari? A quanto pare mi sbagliavo, evidentemente. Quindi la cosa migliore da fare adesso è scendere. Scendere e andare nella parte sud di questa zona. Andiamo a vedere un po' che cosa troviamo. Io penso di trovare quella chiave maschera, però scopriamolo insieme, no? Vediamo un attimo che cosa andiamo a raccattare in giro. No, io volevo il cuoricino che è lì sopra prima che sparisca. Oh, non so se l'ho preso. Non sono sicuro di averlo preso, onestamente. Allora, scendiamo. Tempio del Sud. Uno slime. Non c'è più lo slime. Le soddisfazioni di una vita. Ora, sti cosi. Qual è che si animerà? Giusto per... tipo questo. Mi attacchi? No? Dovrò anche scoprire come... Come batterli, più che altro perché non lo so. Ah, si possono sollevare. Addirittura. Addirittura. Wow. Benissimo così. Non so come batterli, ma so come sollevarli. Le soddisfazioni di una vita. Vediamo un attimo. Dovrei smettere di toccarli, perché al momento non mi serve a niente averli vivi. Quindi forse dovrei smetterla proprio di dargli fastidio. No, allora. Distruggetevi tra di voi che va bene così. Siamo passati. Ecco a cosa serve alzarli. Questo è da solo, magari c'è un qualcosa sotto. Ma magari anche no. Era troppo bello. Potrei scavarci, in effetti ho la pala. Aspettate un po'. Dai lì. Ci ho provato, ci ho provato. Sia mai tante... Alle volte che funziona qualcosa. Dovrei rimettere l'arpione adesso. Il salto potrei toglierlo, che non mi serve assolutamente a niente. E metterci la pala magari. Salto è veramente inutile al momento per me. Questo
immaginavo che si spostasse in qualche modo, perché altrimenti io di qui non passo. Quindi alla grande. Scendiamo. Diciamo che è un luogo per ora tranquillo, più tranquillo del previsto. Sì, lo so, ci ho perso un sacco di vita, ma più che altro perché non sapevo come fare a spostare sti cosi. Una volta capito, direi che è abbastanza semplice la situazione. Ok, ho preso anche un cuore, guardate voi. Forse con le bombe si rompono, ma comunque fatemi provare. No, è che se lo scopriamo ora, tanto meglio. Invece che scoprirlo dentro al dungeon, che qui è una zona più tranquilla. Hai trovato una freccia. Peccato tu non abbia un arco. Non ce l'ho più, non è che non l'ho. Non l'ho più. Specifichiamo bene le cose. Quindi con le bombe si distruggono quelli. Almeno. È una buona tecnica. Potrei provare a utilizzare anche il boomerang, visto che l'ho acquistato invece che l'arpione. Magari mettendolo qui. Ok. E l'arpione lo mettiamo al posto di X. Si sa mai, potrebbe essermi comunque utile l'arpione. Lei è un pelo troppo grosso, sa? Ma giusto un po'. È anche aggressivo il ragazzo. Ok, devo saltare. Indubbiamente devo saltare. Quindi lasciamo stare il boomerang momentaneamente. Mettiamo Y te e X così. Ok, vai. Così non gli facciamo niente. Con l'arpione non gli facciamo niente, perciò sostituiamo l'arpione con la bomba. No! Vieni qua! Non è andata esattamente come volevo. Stai lì! Non gli facciamo niente neanche con la bomba. Bene! Ma che bello! Ok, quindi boomerang a sto punto. Proviamo. Ho detto, visto che il boomerang torna indietro, ho detto magari lo colpiamo da dietro. Peccato che invece non funzioni. Come ti batto quindi io? Giusto per capirlo. Polvere magica? Aspetta. No, non funziona neanche la polvere magica. Devo tenere caricata la spada? Ok, ora gli ho rotto lo scudo, dovrebbe essere tutto... Credevo fosse tutto più semplice, non lo è per niente. Continuerò a fare così, perfetto. Devo rompergli anche l'armatura? No! Sono fuori tempo. Vai! Dannazione, mi sta fregando come pochi! Più che altro sto subendo danni in continuazione. Vai! Non riesco a colpirlo preciso. Oh. Wow, quest'ultimo colpo è stato più ostico del previsto. Più che altro va a calco... Chiamo maschera? Sì, la chiave della maschera, grandi. Ok, perfetto, trovata. Più che altro va calcolato l'esatto momento in cui saltare per evitare il suo colpo e caricare poi la spada. Bello tosto, ma mi è piaciuta parecchio questa. Questa è particolare. Non ti viene in mente di utilizzarla? Ho tolto ora la polvere magica. Dannazione. Non ti viene in mente di utilizzarla? Il caricamento, diciamo, della spada. E quindi non lo capisci. O pellegrino che al mio cospetto appari. In verità ti dico, Colint è un'illusione. Gente e mostri, il cielo, i monti e i mari. Ogni cosa qui è un sogno, un'onirica visione. Il pesce vento genera fantasie feconde. Ma se un giorno tu dal suo sonno lo desti, Collins svanirà come la spuma delle onde. Che tali versi giungano completi e onesti a colui che la marea lascerà sulle sponde, così che egli sappia e agisca senza pretesti. Ma? Un'illusione? Secondo quel manoscritto... quello è un manoscritto. Sì, sicuramente scritto a mano, però insomma, su un muro. Quindi, secondo quell'illustrazione, perché alla fine è un'illustrazione, e la scritta sopra di essa, tutto ciò che stiamo vivendo è un'illusione. Tutto ciò che c'è qui, in quest'isola, è un'illusione. Vedremo se sarà così o meno quando arriveremo alla fine del gioco. Gufetto, dici tutto.
quel basso rilievo, non mi veniva il termine tecnico, ce l'ha detto il gufo, che hai visto lì dentro risale a moltissimo tempo fa. C'è scritto che quest'isola è solo un sogno del pescevento. Sì, ma chi può dire se il mondo intero sia un'illusione in realtà? Bella questa, è bella davvero, eh. Proprio come non si può sapere cosa c'è dietro uno scrigno, cosa c'è dentro uno scrigno prima di aprirlo. Così un sogno si scopre essere tale solo al risveglio. L'unico essere che conosce la verità è il pescevento. Tu persegui ciò in cui credi e alla fine scoprirai la risposta. Qui frasi da brividi, cioè fantastiche veramente, in tutto e per tutto. Bellissime queste frasi. Cioè, a parte gli scherzi, tanta roba. Non ho provato a lanciare la polvere magica a loro, ho detto vediamo un po', magari succede qualcosa. Io a questo punto direi che ci rivediamo alla serratura maschera, se non succede nient'altro, perché questa strada ce la siamo già vista e riproporvela onestamente mi sembra stupido. L'ho fatta finalmente la combo, quella che volevo fare prima, due in uno, li ho presi. Alla fine li ho presi, peccato che tutti i cuoricini che ho visto fino ad ora sono andati in zone che non posso raggiungere. Che bello, no? Le soddisfazioni di una vita. Allora, togliamoti di mezzo come abbiamo fatto prima e passiamo qui dentro, così almeno andiamo finalmente a vedere un po' che cos'è quella, che cosa sbloccherà quella serratura della maschera. Più che altro se è il dungeon di questa zona oppure c'è altro. Scopriamolo insieme. No, quelle due le statue non si spostavano. Ma magari questa serratura serve per aprire un passaggio segreto lì sopra. Sembra di... Non era quello che mi aspettavo, ma ha funzionato. Non era esattamente ciò che credevo, ma ci siamo. Ok, bene. Credo sarà un dungeon questo a tutti gli effetti. Io presumo, suppongo, ipotizzo. A occhio e croce mi sa che è un dungeon. Il Tempio della Maschera, che a questo punto ci faremo nel prossimo episodio. Io con questo staccherei qui, ci saluterei qui. Diamo un'occhiata a com'è la mappa. Sembra bella, bella grande, tra l'altro, questo Tempio della Maschera. Il prossimo episodio mi sa che sarà abbastanza lunghetto. Comunque i dungeon li voglio fare tutti in un episodio, perché almeno l'avete completo in un solo episodio, che mi sembra la cosa migliore da fare. Al limite li dividerò in due al checkpoint. Per checkpoint intendo il teletrasporto, per capirsi, visto che lì ti tiene comunque salvato cosa hai fatto dentro al dungeon quando arrivi a metà. Di solito è verso metà fine, comunque almeno c'è, che non è mai male. Per questo episodio noi ci salutiamo qui, se è venuto breve io mi scuso con voi, ma preferisco dividere la serie in questo modo. Continuate a scrivere nei commenti suggerimenti e quant'altro, mi raccomando, li farò via via nei vari episodi, li riprenderò, li recupererò a seconda di quali al momento mi tornano utili e quali un po' meno. Comunque voi continuate a scrivermi perché è importante per quanto mi riguarda, quindi io vi ringrazio veramente tantissimo per quelli che mi avete già scritto e per quelli che mi scriverete. Grazie di cuore, veramente. Vi ricordo di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social e noi ci vediamo alla prossima.